by Marco Fisarmonica, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, m'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciappano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta, e finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche far l'amore, se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Rieccoci qua per una nuova puntata di Fisarmonicando della nuova stagione. Siamo giunti ormai quasi a fine anno, sperando che nel mese di dicembre Claudia... Me l'ho già presentata. Mi hai già presentata. Vabbè, ma tanto lo sapevano. Infatti, l'abbiamo detto l'altra volta che c'ero anch'io, quindi buonasera a tutti, un grande bacione e ben ritrovati. Cosa stavo dicendo? Che sperando di dicembre, che andando nel mese di dicembre qualcosa almeno succede di bello. Almeno il tempo di fare qualche regalo, Natale, insomma, sì, di festeggiare. Sì, magari quelli ce lo lasciano fare, vedrai. A mezzogiorno festeggeremo l'ultimo dell'anno. Sì, esatto. Non a mezzanotte. Non a mezzanotte, mezzogiorno. Beh, allora, la scorsa settimana abbiamo avuto Giorgio Villani, è stato una bellissima puntata, tanti complimenti. Mi ha sgridato poi a casa. Sì. Sì, hai mica sentito che aveva detto che poi a casa facciamo i conti. Ma voglio farvi, visto che non ci vede nessuno. No, non ci vede nessuno. È andato a letto con la bianca. Ah, con la bianca. Sì, sì, vicino. La nera però era sempre lì accanto. Mentre tu, certo. E mentre io, vabbè, comunque è stata una bellissima puntata, 5 brani, vi ribadisco che presenteremo gli altri 6 brani, 5 inediti più
Chimere fra una quindicina di giorni, in anteprima assoluta, questa nuova produzione targata Novalis. Novalis, salutiamo Cristina e Roberto, un grande bacione, sempre molto molto disponibile. Beh, assolutamente sì, devo le dire. Le persone veramente fantastiche. Io ho avuto l'occasione di collaborare con loro quando uscì quel fascicolo dedicato al grande Carlo Venturi. Sì. E devo dire che sono veramente dei professionisti. Sì. No, la cosa è reciproca, perché anche loro pensano di me la stessa cosa. Quindi molto precisi, molto sempre le cose accurate, veramente lavorano molto 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 bene. Bene, allora abbiamo una puntata particolare, se non erro, ho inserito in scaletta, Claudio, controllo. 5 brani d'amore più o meno, ci sono, visto d'amore, i titoli? D'amore? Sì, dedicato un po' sei romantico. Ci sono, tipo? Sì. Non so, leggili. Allora, andiamo con la prima? Vabbè, le strade facendo. Allora, leggiamo, Alejandro Raso, cumbia, Anastasia. E poi ci sarà Davide Salvi con La Zanzara e Fiorenzo Tassinari, Il Migliore. Walzer. C'è un motivo, c'è un motivo.
un grande artista, un grande musicista, ma soprattutto un grande sassofonista. Non c'è che dire. È stato giudicato dalla stampa il migliore, non ha bisogno di altre presentazioni. Fiorenzo Tassinari, il Tassinari Show! Le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Viva la Fisa! Viva la Fisa! Faccio sempre un po' di dire belot. Ma non c'è problema, Marco, va bene così. Ma sì, beh, no, sì. Altrimenti non sarebbe fisarmonicando. Esatto, non saremmo noi. No, questa noi. Puntata, tre motivi, a un grande fisarmonicista che è Davide Salvi, e poi facciamo un saltino in Romagna. Ti piace ballare romagnolo? Sì, mi piace. Sì. Riesci a fare la mazzurchetta saltata? No, non sono in grado. Ah, non sei una ballerina di quelle romagnole? No. Ballo normalmente. Non fai le aperture? No. Balleremo insieme. Non abbiamo mai ballato insieme, vero? No.
Ma che ricordi? Bello. E quando? Scusa. No, vabbè, adesso no, è una vita che ci conosciamo, cioè mi dice adesso no. Non ricordo, no. Neanche no, da giovani forse. Ma neanche da giovani. Assolutamente, no. Assolutamente. Allora, vogliamo... La scorsa settimana hanno fatto la domanda solita, ma... Ma a quanto pare riusciremo a ballare quest'estate a proposito io di... Io lo spero tanto che riusciremo a ballare quest'estate, perché siamo fermi da febbraio, ragazzi, se non ricominciamo quest'estate la vedo dura, eh? Beh, anche perché dura. Se si ricomincia a ballare, magari i fisarmonicisti invece di vendere le fisarmoniche... Le comprano magari. Le comprano e tutto il sistema, anche perché le aziende come la Baimarco, tre mesi... Da marzo, aprile, maggio, un altro mese, sono quattro mesi comunque senza lavoro, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, le orchestre sono ferme da febbraio, siamo a dicembre, c'è cioè, proprio da spaventarsi. Quindi insomma, diamoci una mossa, no? Un pochettino, anche perché voglio dire, se balla marito e moglie non succede nulla, no? Assolutamente, cosa c'è? Cioè... Voglio dire. Vivono in casa insieme, se ballano la stessa naturalmente cosa, i locali non avranno mille persone, anche perché non arriveranno mai più mille persone, quindi 200 persone che ha la capienza, se non erro, massima quindi, insomma, dato, sì. Facciamoli ballare, facciamo lavorare le orchestre, dai, proviamoci. Proviamoci. Mettiamocela tutta, mi raccomando, voi che comandate da lassù. Dai, mettici una mano anche tu, mi raccomando. Infatti anche tu mettici una mano, guarda un po' giù ogni tanto. A chi tocca? Ciro Provatà con un tango live, El Gatto. El Gatto, ciao Ciro! E poi Lorenzo Tundis con un Fox, Musica Club e Orchestra Ruspa a grande richiesta con una bellissima polca alla Fiora. Eri appena nata forse, Claudia. Dopo me lo dici che anno sì, è. Sì. Thank you.
maestro Ruscalino e Claudio. Marino Claudio. A solo Claudio Ruspa Junior. Vai, vai. Eccoci qua nuovamente a Fisarmonicando con Claudio Pozzi e Baimarco, vi ricordo Fisarmonica e Baimarco, ditte S. Lucchini, ditte storiche dal 1938, dal 2000 è diventata sede della Baimarco Fisarmoniche. Prima di Claudio di mandare in onda due video, se non erro, no? Da scaletta, sì, 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 sì. Come hai detto la scorsa settimana abbiamo una promozione, promozione discografica con 6 CD, 1 in omaggio, spedizione gratuita, 50 euro, chiamate i numeri che vedete in sovraimpressione e così ci aiuterete anche a continuare a far sì che Fisarmonicando vada in onda. Perché insomma, loro dicono, ma che bravi, vi vediamo, però... Giorgio lavora gratis, Michael tu lavori gratis. Abbiamo tutti gratis. Io pago la luce perché purtroppo... E tu la devi pagare perché stuve, l'ambiente tuo, tutto il post produzione, grazie a Dio le emittenti ci mandano gratuitamente, perché molti chiedono... Ma siete stipendiati tu e Claudia? No, lo facciamo per passione. E per piacere, come Giorgio e Michael e Marco, esatto, di stare insieme. Di stare insieme, soprattutto in questi momenti. Almeno ci ritroviamo esatto, un'oretta. Motivo lavorativo, però almeno ci ritroviamo un'oretta. Seguite lo spot e poi... E poi Daniele Neri con un live a grande richiesta, Toscana. Il volo del Calabrone, e poi Michela Rapuzzi con Carina, e poi ci sarà la pubblicità. Offertissima, Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020.
Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Music in Box. Che tu sia artista, promoter o agenzia, nel concerto live trovi l'occasione unica per aggregare in musica il tuo pubblico. Music in Box garantisce al musicista la miglior performance e al pubblico un grande show. Music in Box, progettazione, allestimento e noleggio di sistemi audio, strutture illuminotecniche, palchi modulari, coperture e strutture in americana. Music in Box. Per info e contatti 339-6967-488 oppure 347-8756-776. www.musicinbox.it. Mail info@musicinbox.it. Music in Box. Fisarmonicando. Ma fuori onda io e Claudia dialogavamo dicendo ma non è facile condurre attualmente un programma televisivo, perché? Perché fondamentalmente Claudia non abbiamo ben nulla da raccontarci. Non abbiamo più niente da raccontarci, serate non ne facciamo, e tu purtroppo no. Hai il negozio chiuso, salutare, che c'è tutto chiuso e bene o male non riusciamo più a dire cosa è successo oggi, cosa è successo ieri, è venuto a trovarmi un fisarmonicista, certo, io ho visto certo. Una cantante... Niente, e allora è veramente un po' difficile. No, possiamo raccontare neanche quello che accade a casa, perché è una routine. La mia è una routine, una monotonia incredibile. Adesso che poi esci solamente a fare la spesa, non puoi uscire dal comune. Cioè, no, io posso dirvi che entro in ditta alle 8.30, esco 19.30 esatto. E poi... Posso dirvi quello che è successo 3 minuti fa? No, quello è meglio che non lo dica. No, insomma, ve lo spiego in parole povere. Mi dai le due? No, non è, quello è il tuo talone, scusa, il 2. Ho fatto così ed è successo un patatrac. È successo un patatrac. Quello che non succede alle donne, ecco. Esatto, mettiamola per raccontarvi quello che abbiamo fatto. Dai. Niente di che. Andiamo in musica, dai. Ivano Nicolucci con un valzer, Aladino. Mamma mia. Davide Salvi, fisarmonica indiavolata. E poi Riccardo Ambrogini con Alma Cubana. Thank you.
Thank you.
dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Viva la Fisa! Scaletta particolare, sì, video giustando. Storici, solamente a Fisarmonicando potete gustare questi Ruspa addirittura 1975, Bergamini, Moreno, insomma, coloro che hanno poi fondamentalmente, Claudio, inventato il liscio, la musica da ballo. Sì, direi proprio sì, Tassinari. E... Grande fiore. Grandissimo, proprio bravo, in gamba. Conosci Fiorenzo? Sì, lo conosco. Persona stupenda, di un'umiltà incredibile, è veramente, secondo me, il numero uno. È un grande artista, è bravissimo, veramente. Quando... Io lo ricordo ancora, Le Ali Dorate, mi sembra, avesse l'orchestra, una roba del genere. Quello non lo so. Sì, sì, ma ti sto parlando di 40 anni fa, Caspita. Lui aveva un'orchestra tutta sua, e poi... Ah, sì? E poi invece... Sembra che fossero Le Ali Dorate, adesso non vorrei... anche perché è un 1961, quindi siamo quasi coetanei, veramente veramente un grande. Poi io adoro il ballo romagnolo. Anche perché all'epoca, se tu ricorderai, i piacentini erano molto più romagnoli. È vero. Se ricordi, sì, poi, hanno rallentato pian piano ed è nato il liscio piacentino. Però vedi, ci ricordiamo le cose, perché noi, i giovani d'oggi questo non lo ricordano. No, beh, ma non lo possono sapere. Noi c'eravamo, c'era Grande Castellina, c'era Learco Gianferrari, Vittorio Borghesi, vabbè. Bei tempi. Noi abbiamo comunque, ne parlavo oggi con Enrico Traverso, che è un bravissimo fisarmonicista, abbiamo avuto la fortuna di vivere dei bei momenti della musica da ballo. Questo è innegabile. Bei momenti li abbiamo vissuti, no? No, quelli sì. Tu come professionista, vissuti, sì. Io come... cambiato un po' tutto poi. Non c'è più niente. Mi fai ripetere sempre. Di allora non c'è più niente. No, di allora no, purtroppo no. Adesso poi in questo periodo è ancora peggio. Ma io parlavo musicalmente, di allora comunque non c'è quasi. E c'è poco, sì. Il liscio purtroppo è andato, si è perso un po'. Non è carina la cosa. Sei comunque triste, quando ne parliamo. No, però erano bei tempi, la musica romagnola, il valzer, la mazurka, vedere queste persone in pista che ballavano. La gente che non stava sotto il palco a guardarti, avevamo tre... No, allora no, ballavano proprio... Tre luci bianche, ricordi, non c'erano pedane. Sì, non c'erano pedane, non... L'essenziale era l'orchestra, cioè... Bisognava suonare e far divertire. Ma io ricordo che i fisarmonicisti all'epoca tenevano in spalle la fisarmonica un paio d'ore, non come adesso che... Vabbè, adesso fanno forse neanche il valzer tanto, si lamentano perché devono ballare il valzer, cioè fanno mazurka, tango, fanno due o tre pezzi a sera, ne fanno veramente pochi. All'inizio... È per questo che hanno dovuto anche loro iniziare a fare delle cumbie. Perché così almeno anche la fisarmonica fa qualcosa in più in serata. Vabbè, comunque c'è Giorgio Villani che vi propone il nuovo CD, quindi ci ha pensato lui a fare un po' la vecchia maniera. Esatto. A chi tocca? Germano Montefiori con una polca, ancora più indietro, L'Ubriacona, poi Fausto Pedroni, Benvenido Astor e Davide Salvi e Orietta Delli, un valzer, Allegra Fisarmonica. Orietta? Che bei ricordi che ho con te, bellissimi. È buono, Joe. È buono, è buono, è tutto buono.
lo sapevo. Thank you.
Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Sul web www.bymarco.it, è tutta un'altra musica. Fisarmonicando. Bene, siamo giunti all'ultimo blocco. Abbiamo chiacchierato poco, ci siamo un po' aggrappati sugli specchi, no? Questa puntata sì. Abbiamo ricordato i bei tempi. Anche perché abbiamo difficoltà comunque ad avere ospiti, perché qua da comune a comune riusciamo comunque con le autocertificazioni, ma dalle altre regioni diventa veramente problematico avere degli ospiti e anche insomma prendere. Sì, ci sono le autocertificazioni, però insomma il programma dura un'ora e mezza, devi fare un paio di chilometri, un paio di ore di macchina per tornare a casa, quindi purtroppo saremo sempre io e Claudia che, vabbè, accontentatevi, insomma, per il momento accontentatevi, poi avremo anche avremo dei bravissimi ospiti, prossimamente. Accordionista? Però prima di accordionist c'è Giuliano Bergamini e Moreno il biondo. Qua Moreno non era ancora maggiorenne, quindi
oltre 40 anni. Oh, caspita, io piccolina anch'io. Eri piccolina. Selvaggia Mazzurca, e poi c'è Bagnasco, Ambrogini, Grimaldi con accordionista. Girato il video nel Teatro Sociale di Stradella, e qui vado a salutare Pier Giorgio Maggi. Ciao Pier, un abbraccio. Siamo a tempo di Mazzurca, il maestro Franco Bentamini al clarinetto. State già ascoltando Selvaggia. Thank you.
offertissima. Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020. Viva la Fisa, viva la Fisa! Il tempo vola. Ah, io devo salutare, non so, sai che sono sponsorizzato. Ah, ma siamo in diretta, scusa, scusa, no, no. Non me ne sono accorto. Come vedi, sono tutto firmato. Sì, ho visto, vedi, io sì. Ho trovato uno sponsor. No, perché ridi? No, stai benissimo. Quindi, rido perché aspetto quello che mi dirai. Sai come si chiama, no? Te l'ho già detto. Sì, il mio sponsor, Abdul. Saluto il mio sponsor, che ringrazio, tutto firmato. Saluto Abdul, Abdullah Rafat. Ma è bellissimo quel maglioncino lì, comunque. Non posso far vedere per ovvi motivi. No, però. No, no, ovvio. Però sono sponsorizzato da Abdul, Abdullah Rafat. Lo saluto anch'io, Abdul. E speriamo che non l'abbiano... Esatto, che altro quello. E abbiamo concluso. Noi concludiamo sempre alla grande così. Claudia, io ti mando come sempre un bacio forte forte, altrettanto. Grazie, sempre simpaticissima e carinissima. Oh, ti ringrazio, guarda, è un piacere sempre venire qua. E la prossima settimana o magari fra 15 giorni tornerà il martirio? Certo, certo. Dai, facciamo gli altri 5, facciamo gli altri brani, presenterà gli altri brani del nuovo CD, così almeno facciamo due chiacchiere anche con lui. Salute pure i nostri grandi uomini. Giorgio, Marco e Michael. Grazie di cuore a tutti voi come sempre. Claudia, sì, bacione. Veramente, bacione e bacione a voi. Ciao. La mattina la urina.